Bentornati a un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Siamo in via Mecenate e ci troviamo con Leonardo, titolare del bar Capolinea, che si trova qui appunto in via Mecenate. Qui c'è un problema, intanto, che si è verificato nell'ultima ondata di pioggia e di maltempo. Sì, ancora una volta abbiamo già fatto delle denunce che gli scarichi qui in tutta viale Mecenate non sgorgono bene, quindi sia per le foglie, gli alberi che non vengono potati da parecchio tempo, e sia che l'acqua non ha la pendenza giusta per defluire nelle solite vasche. Abbiamo questo problema. Io l'altro giorno tutta l'acqua mi è entrata dentro, perché la strada di là è molto più alta, quindi tutta l'acqua non scende bene e i tombini sono tutti quanti intasati dalle foglie. Quindi basta che piova un po' più forte e voi siete invasi dall'acqua? Noi siamo sempre invasi dall'acqua. Queste foglie sono quelle cadute dagli alberi normalmente come autunno? Queste, non sono state pulite? Queste, certo. No, la pulizia viene fatta dagli operatori, per carità, loro sono qui la mattina alle 5:30, vengono a lavorare, però come si alza un altro po' il vento, un'altra volta siamo punte da capo un'altra volta. Se avrebbero fatto una giusta potatura come hanno fatto in altri luoghi, noi non avremo questi problemi, ma la preoccupazione molto di più sono che gli alberi, come vedete là, c'è un albero che sta togliendo le radici fuori e abbiamo tutta l'acqua sul marciapiede. Ma qui effettivamente la strada è tutta su livelli diversi. Sì, parte alta, strada è più alta, sì. Quindi l'acqua viene tutta da questa parte e i tombini non sono... sono così piccoli che l'acqua non riesce a defluire molto bene. Spero che qualcuno si muova su Viale Mecenate. Io sto chiedendo un aiuto al nostro comune. Speriamo che il comune ascolti. Spesso quando facciamo questi servizi poi le cose, qualcosa viene risolto. Ci auguriamo che, insomma, quantomeno vengano presto a vedere la situazione, per quello che possano fare, diciamo, realisticamente riescano almeno a risolvere un po' di questi disagi. Sì, sì, no, io so che il comune si sta muovendo in varie zone. Speriamo che anche la nostra piccola voce si faccia sentire, e grazie a voi che ci avete dato questa opportunità. Io lo dico per il nome di tutta Viale Mecenate. Bene. Grazie Leonardo, buona attività con il tuo bar qui in Via Mecenate e ci vediamo domani.